Io che non ho capito ancora, allora qua sostengono il diritto alla famiglia, all'unione tra uomo e donna, e là sostengono il diritto comunque, cioè non ho allora, in pratica allora ci sono le sentinelle in piedi da una parte che sostengono la famiglia tradizionale tra uomo e donna, e dall'altra parte invece il personale. E se uno tipo io che sono d'accordo con tutte e due, dove si deve mettere nel mezzo? Perché io sono d'accordo comunque a tutelare la famiglia, il matrimonio, l'uomo e la donna, però sono anche d'accordo a tutelare l'individuo, il diritto comunque se uno sta insieme da tanti anni ad avere, che ne so, dice un'ipotesi, la reversibilità della pensione, più che il diritto ad andare a trovare il compagno o la compagna in ospedale. Quindi io come dovrei dividermi? Cioè non, perché per me anche questa è una famiglia. Prego. Sa delle manifestazioni che ci sono? No, lo sto vedendo adesso, però mi sembra che questa sia una cosa altamente violenta, perché quelli possono manifestare, perché la libertà è la cosa più grande che abbiamo. Non so perché questi signori devono farla oggi questa manifestazione, avrebbero dovuto farla ieri oppure la facevano domani, era la stessa cosa. La ringrazio. Prego. Perché non sono dall'altra parte, sono dalla parte giusta, quindi mi sembra che dire dall'altra parte già mette una differenza. Noi non esiste una parte giusta e una parte altra, esiste solo una parte giusta, e quella di questa parte è la parte giusta, perché oggi nel 2014 fare discriminazioni sul colore della pelle, sull'orientamento sessuale, sugli orientamenti religiosi, sono ormai percorsi di altri tempi che noi dobbiamo assolutamente combattere con forza. Oggi si antepone il concetto dell'amore al concetto del sesso come devianza e non come logica di naturale nascita di un omosessuale. Secondo me questo è uno degli errori peggiori, e noi facciamo bene da sempre, non da questo momento, a lottare perché tutte le persone abbiano gli stessi diritti, e i bambini, molti bambini che sono abbandonati e che per questo tipo di mentalità sono abbandonati e potrebbero andare invece a coppie omosessuali, possano essere invece e avere un futuro pieno di amore, perché nell'omosessualità io la chiamerei molto più facilmente omoaffettività. E qua sei incappato male, perché io sono un inguaribile tradizionalista, quindi detto questo mi pare che non ci siano dubbi su chi possa. Qua non si tratta di parteggiare per gli uno o per gli altri, ognuno esprime la propria idea, ovviamente quelli stanno esprimendo in silenzio il loro dissenso nei confronti di alcune regole di vita che evidentemente non condividono. Una domanda, perché hanno detto questo, la famiglia tradizionale in cosa è lesa, diciamo, per... Guarda, io te l'ho detto, sono un tradizionalista, per me la famiglia tradizionale non ci sono dubbi, questo per evitare ogni sorta di equivoco, c'è papà e mamma, genitore 1 e genitore 2 lo lascio agli altri, capito? Cioè è una società che io non accetto, ma ti ripeto, non accetto per una forma mens, per una cultura che ho acquisito negli anni, ovviamente. Ho rispetto per gli omosessuali, molto rispetto per gli omosessuali, però non condivido, per esempio, non condivido che si contestino persone qua che stanno in silenzio mostrando il loro dissenso verso alcune regole. Punto. Qua invece disturbano, venga qua, si siede e parli con me. Sto sentendo. Io non mi impressiono per così poco. Loro tramite il silenzio cercano di dimostrare che la famiglia deve essere quella del mulino bianco. Loro fanno finta, a parte il fatto che fanno finta di leggere non so cosa, libri sconosciuti. Questa è un'opinione. Infatti lei ha detto la sua opinione, io dico la mia opinione. No, questa è un'opinione sul fatto che non leggano nulla. E questa è la nostra opinione, Il punto, noi stiamo protestando perché? Perché l'omosessuale è un essere umano, una madre e un padre sono esseri umani, non c'è distinzione, la famiglia è sinonimo di amore, non della sessualità di una persona, di amore, non della sessualità, quello che le persone fanno a casa. Con molta pacatezza può dire la stessa cosa. Ha ragione, quello che fanno a casa le persone nel proprio letto sono affari loro. Un bambino viene cresciuto per l'amore, per il rispetto, per la fiducia che ha nei confronti di una persona. Che serve? Per difendere i propri diritti? Voi non state difendendo quelli che credete siano i vostri diritti? Io ad esempio sono una ragazza eterosessuale.
omosessuale e difendo non i diritti degli omosessuali, difendo i diritti di tutti gli esseri umani e grido perché devono sentire tutti, grido perché devono sentire tutti, tutti devono sentire. Questa è una grandissima pagliacciata e scagli la prima pietra che è senza peccato, la scagli, contro di me la scagli. No. Vedi, bisogna avere rispetto per tutti invece, non sono loro d'accordo. Non hanno rispetto ma per gli omosessuali, allora, scusa, questo non è rispetto. Ma questo dissenso io non lo sto vedendo. Gli omosessuali che sono in mezzo alla folla per caso. Perché stiamo, lei pensa che ci siano omosessuali in quella folla? Potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere. La motivazione per cui siete qui? Allora, Sentinelle in Piedi è una comunità che è nata da qualche mese, che manifesta così pacificamente in piazza a sostegno della famiglia tradizionale. Perché oggi gli attacchi verso quella che è la famiglia tradizionale, che è fatta da uomo, donna, Dio piacendo figli, è sotto l'attacco. Noi non vogliamo reprimere alcuna libertà sessuale, perché ognuno nel suo privato è libero di amarsi come meglio crede. Però assurdità del tipo di riconoscere da parte dello Stato unioni civili non deve esistere, perché una famiglia etero, un uomo e una donna, quando vanno a contrarre matrimonio, sia esso civile sia esso religioso, stringono un patto con lo Stato, e quel patto qual è? La continuazione della nazione, che sono i figli. In questo una coppia omosessuale non può esistere. Vi hanno definito poco fa razzisti, omofobi, cosa ne pensate? Eh beh, assolutamente, noi è un'accusa che respingiamo, perché difendere la famiglia tradizionale non può assurgere al razzismo. Cioè, una cosa che il razzismo che cos'è? Il razzismo è l'esaltazione di una razza rispetto ad un'altra. Qui stiamo difendendo la famiglia tradizionale. Non vedo su cosa si possa appoggiare una simile definizione di razzismo. È omofobo. Omofobo è un termine che è stato coniato appositamente nell'ultimo periodo per infangare quelli che la pensano come noi, quelli che sono fedeli alla famiglia tradizionale. Omofobo, io non ho paura di nessun uomo. Omofobo significa avere paura dell'uomo. Io non ho paura di nessun uomo. Spiegatemi il senso di questo termine. Spiegatemi perché la comunità europea deve imporre l'educazione gender nelle scuole. Mi spiegate questo? Mio figlio deve essere educato prima in tutto e per tutto dalla propria famiglia, dai propri genitori. L'educazione sessuale nelle scuole è altra cosa, non è l'educazione gender. È risaputo che da qualche mese anche in Italia, nelle scuole del nord, girano opuscoletti con la complicità di alcuni dirigenti scolastici per iniziare a indottrinare nelle scuole l'educazione gender. Noi diciamo no. No, e ancora no all'educazione gender nelle scuole, no all'omofobia, no al razzismo, perché noi non abbiamo niente di razzismo, noi difendiamo la nazione, la famiglia tradizionale, il nostro popolo, la nostra identità. Basta, questo è tutto. Poi volevo dire un'altra cosa, si deve notare la compostezza delle sentinelle rispetto ai manifestanti che hanno persino invaso l'area a noi riservata. Con urla e altro, che non serve assolutamente a nulla. Noi siamo qui a manifestare pacificamente. Questo è il nostro spazio, sono venuti loro qui a manifestare il loro pensiero in maniera incivile, anche e offendendo. Per fortuna noi non rispondiamo a certe provocazioni, perché non ci interessa nulla. Noi siamo qui a sostegno della famiglia tradizionale. Le motivazioni per cui avete organizzato questa contestazione delle sentinelle in piedi? Ma noi abbiamo manifestato contro nessuno, noi manifestiamo per i diritti, perché i diritti degli omosessuali in Italia sono negati ed sono discriminati sulla base dell'orientamento sessuale. Questo ci pare una cosa indegna di uno Stato laico e siamo andati in piazza proprio per gridarlo ad alta voce, per silenziare coloro i quali si oppongono ai diritti, all'umanità e alla normalità delle cose. Cioè, la famiglia tradizionale, voi avete detto, è basata sull'amore. L'amore è l'unica cosa che conta, per cui non c'è altro che bisogna considerare nella formazione di una famiglia. Perché hai manifestato qua oggi? Perché comunque sono contro qualsiasi forma di intolleranza nei confronti dell'individuo. Credo che nel 2014 sia ovvio riconoscere la libertà sessuale, non si dovrebbe nemmeno essere qua a parlarne. C'era Oscar Wilde che addirittura, vabbè, ed è morto nei primi del Novecento, parlava dell'amore che non osa pronunciare il suo nome, ma non penso che adesso siamo ancora rimasti a quei livelli, ci sono ancora quei retaggi, questo mi fa paura sinceramente, che ci siano i depositari della verità da una parte e gli altri ai quali viene negata la libertà. Cosa ne pensi di queste due manifestazioni?
Guarda, io sono qui perché ho un figlio piccolo e penso che comunque l'amore, a prescindere che sia dato da due persone eterosessuali o omosessuali, è l'unica cosa che bisogna dare ai figli per farli crescere mentalmente sani.